L'importante è vaccinarsi, peraltro io stesso fra 2 giorni mi vaccinerò, quindi a dimostrazione, e mi vaccinerò con lo stesso vaccino con cui si stanno vaccinando tutti i miei colleghi, quindi nonostante io abbia già qualche anno rispetto ai più giovani e ai miei colleghi. Dottor Gabrielli, per i poliziotti che non si vaccineranno, i cosiddetti diciamo Novax, cosa può succedere? Continueranno a lavorare per strada? Come abbiamo detto anche nell'incontro con le organizzazioni sindacali, il nostro paese ha scelto la modalità volontaria e quindi non ci può essere nessun tipo di sanzione per chi decide in qualche modo di non farlo. Guardate, in queste situazioni chi non si vaccina rende un servizio negativo a se stesso, perché se in una pattuglia dove ci sono 2 persone, uno vaccinato e uno non vaccinato, quello che ha da perdere è quello non vaccinato, non quello vaccinato. Non è che chi non si vaccina rende in qualche modo la vita più complicata, la rende principalmente a se stesso, quindi chi vuole tutelarsi si vaccina. Chi invece ritiene di non doverlo fare, lo fa a rischio e pericolo suo. Quindi non saranno previste esenzioni ai servizi di ordine pubblico, del rapporto quotidiano con il pubblico? Diciamo. Assolutamente, ripeto, perché il Paese ha scelto la strada, ha deciso di approcciare questo, e per noi sarebbe una cosa, a parte contra legem, ma però su una cosa noi siamo stati abbastanza chiari, e cioè che il ranking, la priorità la stabiliamo noi, ovviamente prima i colleghi che sono in una situazione di maggiore esposizione e poi mano a mano tutti gli altri. Ecco, in questo momento da noi circa l'80% ha dato una preadesione. Questo non significa che poi, come io immagino, anche il 20% poi adesso c'è, come è facile comprendere, c'è anche un po' di diffidenza, c'è questa stessa polemica sui diversi vaccini ha creato secondo me un po' di confusione, un po' di smarrimento, ma io credo che poi alla fine tutti comprenderanno che vaccinarsi è non solo nell'interesse della collettività per questa immunità di gregge, ma anche e soprattutto nell'interesse di ognuno di noi.